Hello everybody and welcome back. Ciao a tutti e bentornati. I hope you're fine today. Spero che stiate bene. We are going to learn a new grammar rule. Impareremo una nuova regola di grammatica. Il genitivo sassone. Siete pronti a schematizzare questo argomento insieme Let's start. a me? Che cos'è il genitivo sassone? È un modo per indicare il possesso di qualcosa da parte di qualcuno. Come ad esempio la penna di Giulia, quel di indica il possesso, ossia che la penna appartiene a Giulia. In inglese si dice Julia's pen. Ma vediamo meglio come si forma il genitivo sassone. Come si forma il genitivo sassone? Per prima cosa si mette il nome di chi possiede qualcosa. Subito dopo si fa seguire l'apostrofo, seguito a sua volta da una lettera, la S. Infine, si mette il nome dell'oggetto posseduto. Un esempio di frase in inglese con il genitivo sassone è la seguente: Chiara's dog. Chiara, che è il nome di chi possiede qualcosa, in questo caso il dog. Vedete? Dopo Chiara c'è un apostrofo e una S che io ho scritto in verde. E il dog è ciò che Chiara possiede. So, Chiara's dog in Italian is il cane di Chiara. Attenzione però, perché non è così semplice. Ci sono delle piccole cose a cui dobbiamo fare attenzione. Ad esempio, se un nome è al plurale o se termina con la lettera S, non è più necessario mettere l'apostrofo e la S dopo il nome di chi possiede qualcosa. È sufficiente aggiungere l'apostrofo. Grandparents' house, la casa dei nonni. Vedete? Dopo la parola grandparents, dato che questa finisce in S, non c'è apostrofo S, ma solamente l'apostrofo. Attenzione, se il plurale è irregolare e quindi non ha la S alla fine della parola, torniamo ad utilizzare la regola di base. The mice's tails, le code dei topi. Vedete? Mice non termina in S, perciò possiamo farlo seguire dall'apostrofo e dalla S. Se non conoscete i plurali irregolari, andate a cercare il nostro video proprio su questo argomento. Quando invece si vuole indicare l'idea di possesso per più di una persona, la S si mette dopo il secondo nome. Ecco un esempio. Mia and Lucas pencil case. L'astuccio di Mia e di Luca. Vedete? La S viene messa solamente dopo il secondo nome, ossia Luca. Infine, è importante conoscere queste due domande che spesso incontriamo con il genitivo sassone. Di chi è? Whose is it? E si risponde mettendo al primo posto it is, quindi it's Sarah's. È di Sara. Oppure, di chi sono? Whose are they? They are Matteo's books. Essi sono i libri di Matteo. Quindi la prima è la domanda al singolare e la seconda al plurale. La spiegazione sul genitivo sassone finisce qua. Goodbye everybody e buono studio! Bye!